Amici telespettatori, una buona serata. Si vota a Castellammare del Golfo il 10 di giugno, ma con un sistema diverso. Ospite dei nostri studi Nicola Coppola, Buonasera. sindaco uscente, che proprio in extremis ha sciolto la riserva per ricandidarsi. Perché questa lunga riflessione? È perché per fare il sindaco ci vuole un po' di incoscienza e quindi chi invece sa perfettamente quello che lo aspetta ha il dovere di pensarci bene, perché ci sono grandissime difficoltà, tantissime difficoltà. Oggi se chiedi a qualunque cittadino ti dice subito che ci sono tutte rose, invece ci sono anche le spine, che io conosco bene. E quindi prima di candidarsi uno ci pensa sopra. Perché sono convinto e sono consapevole che incontrerò tante difficoltà. Ti porto, se vuoi, qualche esempio anche concreto, che è il motivo per cui ho detto meglio che non ci sia una ripartenza. Il nostro è un percorso turistico importante, siamo andati avanti, ma tutto quanto è molto precario. Metti, per esempio, che quest'estate non c'è acqua. Ai turisti che arrivano, cosa gli dici? Certo. Non gli puoi dire, insomma, sta capitando, quindi non deve capitare. Perché questo non capiti, c'è da fare un grandissimo lavoro, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Io probabilmente, per l'esperienza acquisita, perché so da che parte, insomma, mettere le mani, magari ci riuscirò. Un candidato nuovo, secondo me, incontra grande difficoltà. Io questa esperienza l'ho già fatta nel 2013. Oggi ti dico che sinceramente in tutti i posti che contano, assessorati, così ce ne so dove andare a bussare. E senza bisogno di battere pugni sul tavolo, riesco a ottenere quello che mi serve. Con molta amicizia, con molta serenità. Tutto questo dovrebbe essere sempre patrimonio di un candidato, di un sindaco di una città. Ecco, io credo di conseguenza che se uno, anche se uno non è sindaco, la sua vocazione politica la deve assecondare. Se uno ce l'ha, non aspetta le elezioni per dire quello che vuole fare. Deve sempre appassionarsi a una qualche vicenda amministrativa e portarla avanti, qualunque sia il suo ruolo. Parliamo di allocazione politica. Ecco, nelle amministrative non si guarda agli schieramenti, non si guarda ai partiti, però è chiaro che una spinta a Nicola Coppola l'ha data il Partito Democratico, dicendo è l'unico candidato credibile e spendibile. Il Partito Democratico, che comunque a Castellammare e anche ad Alcamo è un po' in crisi, però Nicola Coppola, anche per vicende familiari, è vicino ad alcuni movimenti di centrodestra, insomma, diventerà bellissima, Forza Italia. Ci sono movimenti trasversali in tutte Sì, le liste. allora ti spiego subito, il Partito Democratico ha fatto semplicemente un comunicato, è stato presente in giunta per tutti e 5 anni, ha ritenuto opportuno proporre alla cittadinanza questa, di nuovo questa chiedere al sindaco Coppola di ricandidarsi, questo è quello che è stato fatto. Ma è una lista di Quando centrosinistra? vedrai, quando vedrete, quando i nostri cittadini vedranno la lista, si accorgeranno che esponenti del Partito Democratico, praticamente ce ne sono due, su 16. Ma anche 5 anni fa, coerentemente con questo percorso, io avevo 4 liste, una era del Partito Democratico, le altre 3 no, c'erano esponenti di tutt'altra area politica. Oggi è cambiato il sistema elettorale, i nostri cittadini vedranno come è cambiato nel senso che non c'è più altro, non c'è più un partito, ma c'è una lista civica, dove ci sono sensibilità di tutte le aree, ci sono persone. Quindi non c'è più il PD, non c'è Diventerà Bellissimo, non c'è Forza Italia, ci sono persone che appartengono a tutti gli schieramenti politici e che però si trovano insieme perché sono più coesi attorno all'interesse comune che è il bene della città di Castellammare, punto. Quindi non può essere caratterizzata da nessuno una lista di questo tipo perché si caratterizza per l'amore, insomma, che tutti hanno per la città, perché tutti sposano il progetto
se vogliamo dirlo, Coppola, cioè la continuità, il cambiamento e la continuità. Però una domanda devo farla, perché con il cambio del sistema elettorale viene automatico pensare a una riduzione del numero dei candidati, perché insomma ci sono le altre liste che arriveranno terza, quarta e quinta e via discorrendo, che non prenderanno nemmeno alcun rappresentante in consiglio comunale, e invece c'è stato questo frastagliamento. Ma questa è una cosa apparentemente incomprensibile. In tutti gli altri comuni dove si vota con questo sistema, normalmente ci sono tre liste. Infatti. E qua ce ne saranno sicuramente di più. Adesso ho difficoltà a comprendere il perché. Ma io credo che abbiano anche difficoltà a comprendere perché gli stessi schieramenti. Cioè, se tu non sei consistente, ok, nessuno sa la consistenza quant'è, però se tu presumi di non avere la consistenza per arrivare secondo, ma insomma, probabilmente non avrebbe senso. Però la democrazia è bella anche per questo, perché comunque in una città si manifestano tante sensibilità e tante esperienze che vogliono combattere. Questo potrebbe prestare il fianco a novità dell'ultima ora, insomma, gli ultimi giorni, come capita sempre, chi è quasi certo di arrivare quarto o quinto magari appoggerà chi è quasi certo di arrivare primo, secondo, terzo. No, per quanto mi riguarda non sono in attesa di nessuno, quindi non succederà secondo me, perché comunque ormai gli schieramenti sono sostanzialmente fatti, per cui può mancare qualcosa, ma insomma almeno non credo. Comunque, per quello che mi riguarda, io ho la mia lista, ho grandi difficoltà a limare, perché poi purtroppo è questo, perché con 16 candidati un sindaco uscente che ha già tanti amici, tante cose, ha difficoltà a fare una lista, e quindi chiederò a taluni amici che si sono resi disponibili di appoggiare qualche altro, perché io non posso candidare tutti. Bene, e questo mandato che ha sancito il ritorno di Nicola Coppola alla carica di sindaco, che avevi già rivestito in un'altra epoca, diciamo nella Prima Repubblica, cosa ha dato di importante alla città di Castellammare del Golfo? C'è stato questo boom del turismo, ma alcuni detrattori dicono che è dipeso più dai privati che dalle iniziative del comune. No, non lo so, ma questo, guarda, ormai andiamo verso le auto che vanno avanti senza l'autista, però sono ancora delle cose, degli episodi, insomma, ci sono già. Sì, degli esperimenti. Ecco, voler affermare che una città va avanti senza la sua guida mi pare un po' forzato. Questa città è andata avanti perché comunque siamo riusciti a far comprendere ai privati che su Castellammare si può investire. Io non credo che, l'altra sera ho incontrato 10 famiglie di Liegi che hanno comprato 10 ville a Castellammare. Io non credo che la loro scelta sia del tutto casuale. Ma non voglio neanche dire che c'entri qualcosa il fatto che noi abbiamo intrapreso un certo rapporto con il Belgio. Però è sicuro che qualche cosa di Castellammare lì è arrivata. Non si fa una scelta di investire in una città che non si conosce se non si ha la certezza che quella è una città pulita, che quella è una città dove si può vivere benissimo, che quella è una città accogliente. Se non ci sono elementi di questo tipo, ognuno la casa non se la viene a comprare a Castellammare, ma vale non per chi viene dal Belgio, vale per chi viene da Alcamo. Una cosa invece sulla quale investire subito nel turismo, ancora il miglioramento e il potenziamento dei servizi? Ecco, allora diciamocela con molta onestà e con molta franchezza. Una città che cresce così a dismisura, in maniera anche imprevedibile, se certo, proprio vogliamo, è chiaro che pone subito un problema di servizi. Come gestiamo tutte queste presenze? Guarda che le accoglienze che ci sono, quindi le case private che si affittano, cose, al momento non sono censite, quindi non sappiamo esattamente neanche quanti siamo. Quindi non sappiamo, per esempio, quanta dotazione idrica ci vuole, e non sappiamo che risposta si può dare per la nettezza urbana e cosa si può dare per i trasporti e per i parcheggi. Cioè, è chiaro che è un discorso di addivenire. Questo è il motivo vero per cui io mi sono ricandidato, perché ritengo che non possiamo ripartire, cioè fermarci e partire. Dobbiamo continuare questo cambiamento esponenziale che è avvenuto nella nostra città, dare continuità a tutto questo e prepararci a dare
quei servizi che al momento non ci sono, perché non era prevedibile cosa si potesse fare, per esempio, per fare un parcheggio nel centro storico. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo realizzato un parcheggio in zona, abbiamo realizzato un progetto di livello preliminare sul vecchio depuratore di Castellammare, 700 posti letto, può andare... Auto. 700 posti, scusami, auto, letto. Pensavamo 700, al turismo e agli alberghi. 700 posti auto, compreso pullman, eccetera. Allora, cosa succede lì? Che se si sblocca il depuratore, la conseguenza è che si rende disponibile anche la vecchia area del depuratore. Quello è un discorso fondamentale, anche se andrebbe detto che in un centro storico non ci dovrebbe essere il parcheggio deve essere prima. Noi siamo riusciti a fare un parcheggio molto grande intorno al campo sportivo e lì abbiamo garantito da lì il trasporto di bus e navetta gratuito. Certo, non è che abbiamo realizzato tutto quello di cui questa città ha bisogno. È una città che non ha limiti. Cioè, noi possiamo diventare Taormina, come possiamo diventare Monte Carlo, possiamo diventare qualunque cosa, però dobbiamo impegnarci tutti, ma non solo l'amministrazione. A fare qualcosa di più. Quindi anche associazioni, privati, imprenditori. Per esempio le liste che oggi si propongono, la lista che poi avrà il consigliere comunale, nel passato ci sono stati tanti consiglieri comunali, io dico, ok, qualcosa del tuo progetto, perché non la porti avanti? Cioè, non lasciate poi il sindaco, chiunque sia, che sarà eletto da solo e poi ci vediamo fra 5 anni. Una politica al servizio del territorio e della città è quotidiana, cioè ogni giorno ognuno di noi può fare qualcosa e ognuno di noi lo deve fare, perché se non è così una città non può crescere mai, non ci sarà mai un sindaco capace di fare miracoli, ci può essere un sindaco di buona volontà, più o meno disponibile, magari insomma con esperienza, magari tutto quello che vogliamo, ma da solo con la bacchetta magica no. Parlavi di depuratore, un progetto grandioso che riguardava anche il borgo marinaro di Scopello, mi pare sia stato commissariato, ecco qual è lo stato dell'arte, e poi il porto con l'inaugurazione del secondo stralcio, però credo che sia determinante lo sblocco delle opere previste nel primo stralcio. Sì, allora io ti spiego, no, ti spiego a te, lo spiego ai nostri telespettatori in forma molto sintetica. Sì, abbiamo anche poco molto tempo. Molto sintetica, ovviamente. Perché se no non si comprende bene il tecnicismo, non c'è. Quando io mi sono insediato ho trovato un progetto di livello preliminare, tiene conto i progetti si dividono in preliminari, definitivi e cantierabili, insomma esecutivi. Parliamo del depuratore? Okay, parliamo del depuratore. Quel progetto era previsto 300 metri più avanti dal posto in cui si trova però. In qualunque città, metti che si deve fare un impianto ad Alcamo, l'unico impianto che si può fare senza incorrere in vincoli, eccetera, è dove si trova per ora, punto. Non c'è nel territorio urbano un altro sito che può ospitare un depuratore. Qualunque altro sito deve superare una serie di criticità, alcune di livello urbanistico e una di livello idrogeologico. Per superare in conferenza di servizi le criticità di livello urbanistico ci vuole un progetto di livello definitivo. Io non ce l'ho, non l'avevo e non ce l'ho tuttora. La criticità di livello idrogeologico ci siamo fatti carico con il Genio Civile di Trapani di eseguire i lavori, adesso si può fare, si può fare. E perché interviene il commissario? Non interviene per Castellammare, interviene perché l'intero accordo quadro sono fondi CIPE per 1,2 miliardi in Sicilia. Per problemi di questa natura non è andata avanti. A oggi il commissario che si chiama Roll, che ha un gruppo di progettazione che fa capo a una società interamente proprietaria del Ministero del Tesoro, questo il commissario ha speso ora appena 50 milioni di euro, cioè le cifre che dovevano per contenziosi, per progettazione, eccetera. Non è stato ancora speso un euro dell'intera massa dei fondi CIPE. E l'incarico per il progetto definitivo? L'incarico è stato dato dal commissario che si chiama Rolle, dopo che a livello di progetto però preliminare io sono andato al Ministero e lì è stato approvato il progetto preliminare. Il passaggio successivo al progetto definitivo lo stanno facendo i tecnici incaricati dal commissario. C'è una, il SRUP si chiama Rossana Grado, una signora in gamba, insomma, quella che... Andiamo al porto invece, sindaco. Andiamo al porto. Il secondo stralcio senza il primo. È bene ricordare così, perché tutti dobbiamo farne memoria, che nel 2010
è stato sequestrato l'impianto di Castellammare. Per vicende della magistratura, punto, giudiziaria. Nel 2013, io ero sindaco da pochi mesi, si è riusciti, adesso non mi voglio accreditare niente, si è riuscita a ottenere dalla magistratura il dissequestro dell'impianto. Nella mia ingenuità di sindaco o di cittadino, ho detto, vabbè, adesso che si è dissequestrato, insomma, riparto nel lavoro. Invece non era così, perché in questo frangente, cioè dal 2010 al 2013, sono successi dei danni. Questi danni vanno quantificati, perché, e poi va verificato se sono a danno dell'impresa oppure delle mareggiate. Questo è peraltro oggetto di un contenzioso di tipo legale. Il processo, devo ricordare, non è ancora finito, è in corso. Nel frattempo c'era un secondo livello, un secondo straccio di lavori, e lì c'era un'impresa. Con l'impresa è stato rotto il contratto. Ce n'era una seconda classificata che aveva fatto un ribasso notevolissimo del 38%. Questa impresa si è resa disponibile a fare lavori e i lavori sono iniziati. Lì non c'era però un problema di sequestro di cantiere o di aree, non c'era niente. L'area di cantiere era disponibile ed è disponibile, abbiamo semplicemente concordato con la direzione lavori e con RUP e con la regione di favorire questa stagione turistica con le barche da diporto, con il rifornimento, certo, di benzina, per cui stanno lavorando nel lato Castello e poi a settembre lavoreranno di più con il dragaggio e con il banchinaggio che sarà fatto. Io sono quasi sicuro, però non dipende da noi, perché va detto, tra parentesi, che comunque l'incarico di ente appaltante dalla precedente amministrazione è stato dato alla Regione Sicilia. Sono quasi sicuro che sarà dato l'incarico di progettazione e l'affidamento dei lavori potrebbe anche avvenire entro fine anno. E comunque insieme al secondo lotto ci saranno probabilmente anche lavori del primo lotto. Cioè è una pagina storica importante che si apre. Non ci sono né colpe, direi, né meriti. Io ho semplicemente, da spettatore interessato, seguito tutte le fasi, ho partecipato a decine di riunioni, ho rappresentato l'interesse della città per il porto, pur non avendo però un ruolo specifico, non ero nella vicenda. Certo. Per quanto riguarda invece questo mandato quinquennale, qual è stato il momento? C'è stato un momento più amaro in cui Coppola ha detto mi faccio da parte, mi dimetto? No. Io vivo questa dimensione di impegno sociale, la vivo da un punto di vista cristiano. Io so perfettamente che qualunque sia il prezzo da pagare, tu lo devi pagare, perché hai preso un impegno con la città e lo porti avanti, a costo di tutti i sacrifici possibili. Del resto, se tu non volevi fare questi sacrifici, te ne stavi a casa, non c'era proprio nessuno, è venuto a dirmi no, tu devi farlo per forza, nessuno, ho scelto io. Bene, qualunque sia il prezzo da pagare, io lo pago. Perché io ho uno sfegatato amore per la mia città e mi metto a servizio di essa. C'è stato un momento invece di grande soddisfazione in questo mandato, di proprio gioia infinita per qualche traguardo ottenuto? Sì, tantissime, perché io sinceramente non speravo neanche di arrivare a fare tutto quello che è stato fatto. Oggi è una città che è bella sin dal suo ingresso. Tu arrivi a Castellammare e troverai da qui a qualche giorno 13 alberi piantati, un nuovo viale d'ingresso, una rotatoria, abbiamo messo anche gli elementi d'arredo, tutto questo, e questo è l'ingresso della città. Se poi tu vai nel centro storico, che è il cuore della città, quello lo considero, insomma, una bella soddisfazione anche esaltante. Devo ricordare che mi hanno fatto le denunce i commercianti, perché insomma stavo rovinando... Perché aveva chiuso quel tratto di corso... Per avere pensato alla chiusura, ma ormai... È un discorso obbligatorio quasi. Vanno valorizzati i centri storici delle città, di tutte le città, perché da lì la gente torna a passeggiare, torna a incontrarsi, in quei posti si vive una dimensione commerciale nuova, i bambini che giocano, le persone, le famiglie che escono. Secondo me quella è una bella cosa. Ma poi una piccola chicca la voglio pure dire. Quando io, il primo gesto che ho chiesto al Consiglio Comunale è di trasformare da comune in città. In città. E vedete, questo non è una cosa da poco, perché il titolo di città viene dato se c'è una città pulita. Noi venivamo da un'esperienza traumatica che era lo scioglimento del Consiglio Comunale per mafia.
passare da lì a Città Pulita lo considero un elemento di orgoglio da cittadino, perché da quel momento veramente abbiamo avuto la testimonianza che Castellammare è una città per bene, pulita. Non si vota, abbiamo detto, per gli schieramenti ideologici in una amministrazione, in una cittadina, voglio dire, dove ci sono le elezioni amministrative, specialmente con il sistema maggioritario. Però a Castellammare potrebbe non esserci il voto di protesta o comunque di quel movimento che potrebbe anche diventare forza di governo. Cosa faranno i pentastellati? No, non saranno presenti nella competizione. Io credo che l'esperienza dei 5 Stelle in Italia sia direttamente collegata al malessere politico portato avanti da tanti schieramenti, che siano PD o che siano di centrodestra o che siano altri. Laddove c'è questo malessere sociale, inevitabilmente cresce il populismo, cioè l'attività di protesta. A Castellammare non ci sarà 5 Stelle. Ci sono ragazzi sensibili che hanno votato 5 Stelle, attivisti, eccetera, eccetera, voteranno per altri. Non sappiamo se voteranno per Coppola. Io lo gradirei quel voto, perché è un voto particolarmente impegnato, fatto da ragazzi che io non conosco parecchi, sono ragazzi per bene, hanno una loro ideologia. Se scelgono di votarmi, io sono contento. Beh, qualcuno per chiudere, allora, perché dovrebbe votare Coppola e appunto dare questa possibilità di altri 5 anni? Allora, secondo me, ecco, Coppola va votato per un motivo semplicissimo. Io rappresento una continuità al cambiamento notevole che è avvenuto. So perfettamente che la strada è ancora in salita, ci sono da fare grandissimi passaggi, grandissime cose importanti per la città. Io sono in condizione di garantirlo tutto questo. Una ripartenza, cioè bloccare la macchina adesso per farla ripartire poi, secondo me sarebbe stata deleteria per la città. Questo è il vero motivo per cui mi sono ricandidato. Beh, una chicca, così magari dovesse Coppola rimanere sindaco, io chiamerei la fondazione che assegna le bandiere verdi per le spiagge a misura di bambino, perché non capisco perché Castellammare del Golfo non rientri in questa, quando ci sono i giochi per i bambini, la spiaggia grande, l'acqua bassa e via, tutti questi argomenti. Ma noi non possiamo avere pretese di essere un golfo turistico se a partire da Castellammare per finire ad Alcamo Marina non depuriamo le acque, le buttiamo direttamente a mare. Ti dico, dobbiamo ancora fare tanti passi avanti. Questo è uno tra quelli fondamentali. Noi scarichiamo a mare. Alcamo Marino è un'isola infelice, può succedere di tutto, e allora se ci guardiamo insieme, anche in maniera coesa, io sono presidente del lato idrico provinciale, mi devo anche occupare della depurazione di tutte le acque della provincia. Io dico che se ci mettiamo tutti insieme, come siamo tutti insieme, guardiamo avanti al rispetto dei nostri territori, facciamo un servizio che ci consentirà di avere tutto questo. Bene, grazie sindaco, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie, in bocca al lupo per le elezioni del 10 giugno, grazie per averci seguito, una buona serata.